Ben ritrovati ragazzi sul canale di Gelloz, episodio 12 della nostra partita con l'Impero Romano e siamo pronti ad andare avanti. Allora, stavo controllando come sempre le faccende religiose, e se troviamo la mappa giusta è anche più bello. Allora, a lui mancano 19 province, a lui gliene mancano 27, credo, 29 forse, a lui un po' di più. Quindi ho deciso che facciamo questa cosa. Vado qui, a lui gliene mancano 43 o 44. Comunque dovrebbero farcela perché a guardare da come sta convertendo lui sta andando abbastanza velocemente. Però temo che potrebbero esserci problemi, quindi cerchiamo di velocizzare la faccenda e facciamo una bella cosa. Vado qua da Converti tutto, che è il 20% di Liberty Desire, e gli chiedo di darmi una terra. Posso chiederglielo? Grab. They don't own any provinces adjacent to. Ah, purtroppo non posso prendergliela, perché se no avrei preso questa e gliela avrei data alla Louisiana. Niente, non si può. Pazienza. Poi, stavo controllando qua. Ho deciso che facciamo anche il canale di Kiel, perché francamente guadagniamo 1000 ducati al mese e non sappiamo come spenderli, quindi facciamo anche quel canale lì, che non serve assolutamente a nulla, ma tagliamo la terra anche in questo punto. A proposito, questo qua di Panama quando finisce? Nel 76. Bene, interessante. Ora, io non ho neanche un ribelle. Zero. Dovunque, in ogni provincia non abbiamo ribelli, quindi questi sono i miei vassalli che hanno problemi, ma non io. A proposito, Oron, la Plata che ha separatisti. Controlliamo bene se non ci sono Catholic Zealot dove? In 38 province, ma soprattutto in Lakoce. Allora, questi qua sono i più pericolosi. Indipendenti. Sì, vabbè. I nazionalisti ce ne fottiamo. Questi qua sono i più pericolosi. Adesso verifichiamo un attimo dove sono. Per la faccenda del fatto che, appunto, se convertono una cosa siamo fregati. Allora, tu hai problemi solo a Cuores. Cuores, era Cuores allora. Che bello, non so per leggere. Allora, dimmi qua. Cuores. Cuores. Sarà questo. Vabbè, mandiamoci sopra qualcuno. In maniera tale che se ci dovesse essere una rivolta, dovremmo essere un pochino messi meglio. Comunque è la provincia che stanno convertendo, quindi ci possiamo far poco. E loro credo che sia anche un po' le altre invece. Qua 38 province, la coce. Dov'è che è? La cloche. Ah, ecco, effettivamente ha più senso, letta nella maniera corretta. Qualcuno sulla cloche, qualcuno qua. E il problema dovrebbe essere circa risolto. No, appunto, visto che non ho più problemi di ribelli, qua cambiamo un po' le carte in tavola. Allora, io lascerei questo qua lo possiamo togliere. National Arrest non ce ne frega assolutamente nulla. Questo qua ora possiamo toglierlo. No, lo lasciamo. Questo qua lo lasciamo. Questo qua lo lasciamo. Adesso ho una provincia, due province. Syrian, 48 anni e 43 anni. Quindi possiamo lasciar perdere. Quello che potrei fare è mettere la policy per velocizzare la sua annessione, che potrebbe anche starci effettivamente. Cioè, non andiamo a risparmiare, ma velocizziamo un po' una cosa che effettivamente rallenta il tutto. Quindi ora tu andrai più veloce. Siamo già al 64%. Ci abbiamo perso in termini di punti, facendo questa cosa. Però abbiamo tanti punti qui. Pochi punti, pochi punti. Abbiamo, non so cosa farci con i punti. Allora, adesso io attaccherei Ayattura. Mentre sono in guerra con Ayattura, attacchiamo Assam. Però, prima di attaccare Assam, aspettiamo che tu facci i core. Allora, questo deve essere ancora iniziato. Questi due invece li hai già iniziati. Quindi ti manca solo questo. Perché a te darò un po' di parte qua e soprattutto tutta sta parte. Magari questi qua dove c'è questo me li prendo direttamente per me.
Così posso annetterti e quando potrò convertirò questi. Questo qua ha il problema fino al 94. Queste qua 81. Vabbè. Purtroppo le ha convertite anche lentamente, quindi dobbiamo conquistare tutti questi qua che hanno territorio della religione sbagliata il prima possibile. Allora, per attaccare te, io andrei a unire le truppe, mica che se ce le fa fuori ovviamente non è divertente. Quindi così, così. Qua hanno problemi di ribelli, ce ne andate su voi due. Ecco, l'unica cosa è che ovviamente andremo in guerra anche con Ming. Questo comporta il dover... Però abbiamo i forti della nostra, ovviamente, eh. Però comporta il dover affrontare gli eserciti Ming, che non è che sono proprio piccolini, ecco. È vero che hanno... Praticamente sono delle pippe fotoniche ora perché subiscono un botto di danno. Però, insomma, piuttosto che... Cioè, stiamo attenti, ecco. Magari qua mandiamo un po' di gente a Beijing. Questi si preparino qui e voi restate pure lì. Voi fate un po' qui e un po' qui. Con Ming facciamo pace bianca, quindi adesso muoviamo un po' le truppe in giro e basta. La flotta da guerra invece, io quanti ammiragli ho? Uno solo. La flotta da guerra, questo è un mare solo. South, no, sono due mari diversi. Però la tua flotta sarà principalmente da questa parte. Hai un forte qui che è da tirare giù. Ant Enemy Fleet, facciamo sempre South China Sea. Ok, questo ci fa perdere marinai, ma pazienza. Il canale è stato ritardato. Bello che non mi costa più niente a me. Boh. Voi non vi unite? Non avete voglia di questa cosa? Vabbè, sì, dai, stai, chi se ne frega. Tariffe del vino, siamo al massimo come punti. Ragazzi, non so cosa fare, cioè devo fare development a caso a sto punto. Qua sono tutti anche abbastanza fedeli. Posso continuare a fare development sul principato, ma cioè a un certo punto si metterà da posto anche lui. Musica è una mia, è strano che sia così alta, ci sarà qualche evento. Amministrative efficiency è un'altra cosa negativa, però rispetto al mercantilismo ha tante cose positive. 32, 33, 20, 26. Mi piace 26. Ok, ci siamo. Tra l'altro tu si stai pagando già i forti. Ah, reclutiamo qualche altro tizio. Che magari è sulla capitale. Andiamo da questa parte. Ah, minchia, non ha ancora dichiarato guerra. Un secondo, scusate. Ok, sono tornato. Vai di lì. Prima di avanzare, beccati sto generale, che lì abbiamo beccato un bel esercitone. Qua per fuori questo, qua per fuori questo, qua per fuori questo. G, salta di qui.
fai così. Vai di lì. Vieni qui. Continuiamo con le conversioni. E mentre... A parte che qua cos'è che si sta ribellando? Pegu. Ma è già un core, dai, andiamo avanti. Che giro. Fai cadere questo. Anzi, vai qua. Facciamo cadere velocemente questo forte. Ui, abbiamo perso qua. Abbiamo subito delle sconfitte. Ma saranno le navi, perché... Questo qua continua ad andare in giro. California Treasure Fleet. Ok, va bene. Ma non c'è Ant Enemy Troops? No, eh? Allora io posso mandar via Ming in pace bianca. Non sono pochi, eh? Sì, ma siamo troppo più forti. Beh, oddio, però siamo anche troppo più pochi. Allora, da qua possiamo andare qui. Come picchiano? No, niente, qua è meglio scappare. Però li abbiamo bastonati, dai. Devi venire a aiutarmi prima. Adesso ti schianti da solo. Ok, dai, le altre parti. Quando è che subisci danni? Torna qua. Ovviamente sarà una pace completa e daremo quello che non possiamo corrizzare noi direttamente a Ciampa. Adesso possiamo... Dai che ne manca ancora uno, perfetto, questa tag non l'apriamo più. No, ritarda, altro che. L'assedio è finito. Andiamo da quella parte. Ok. Siamo al massimo qua. Sentite, a questo punto io faccio così. Brunoe costa di me. Come fa a costare così poco? Vabbè, non facciamoci certe domande. Come fa a costare così poco? Wow. E non ho neanche i Burgess super contenti. Vabbè, va bene lo stesso. Allora, perdiamo prestigio e i nobili perdono loyalty o Kano. Kano in Africa.
da queste parti. Aspettiamo un po' di tempo. Se perdiamo navi... qua non me l'aspettavo di perdere, sono sincero. Land Attraction abbiamo perso un po'. Bene, scappa qua. Stability Drop? Accidenti. È morto. Volerete che un 3-2-2 non è proprio il top. 22 anni. No. Ah, perché c'è un pending events. Ok, aspettiamo. Dov'è il mio truppo? Truppo. Dov'è il mio esercito? Qua comunque sono peasants. Sono così che non ho voglia di aspettare per uccidere te. Muori. Oh no, è morto. Vabbè, abbiamo perso anche uno di stabilità. Aia. Tu sei pronto? Allora vieni qui e uccidiamo questi qua di creatura adesso. Siamo riusciti a vincere, bene. Per vincere questo. Allora, altri forti, c'è tipo quello, questo, che però finché non... No, veramente ci posso andare. E poi basta. Allora, iattura. No. Clean offer. Non voglio chiederti queste cose. Anche se in realtà potrei. Non ci ho pensato, però potrei. E lo farò se posso. Allora quasi quasi, vediamo se... 70%. E ti posso chiedere ste cose gratis. Però devo prima vincere. Allora, questo qua è 131, metà andrà a ciampa e fin qua siamo tutti d'accordo. Quindi devo prendere qualcosa che posso dare a questi due. Allora, Yeren, posso dargli questo. E quindi devo fare vincere gli assedi qua per poter dare anche queste robe qua a Yeren. Tu perché sei rimasto qua e non sei scappato? Questo è molto pericoloso. Ho capito. Scusate, fatemi vedere il timer. Ragazzi, l'episodio di oggi lo facciamo un pochino più corto, quindi ci salutiamo qua. Spero che vi sia piaciuto, perché adesso riusciremo a far scendere Ming un bel po'. Se facessi pace bianca con te, giusto per capirci però, perché c'è anche questa cosa da valutare. 78. 78. Perché io potrei conquistare il 30% che non prendo a Yattura a Ming. E fin qua siamo tutti d'accordo, non mi costa niente. Poi, finita questa guerra, faccio la guerra ad Assam e stesso discorso. E dopo gli altri due tributari con cui potrei fare la stessa cosa sono Ryukyu,
e potrei fare la stessa identica cosa. Faccio la pace con Ryuku e chiedo le cose a te. E chi altro? Ava, però la tregua. Ma la tregua che dura poco in realtà. Fino al 78. Forse riusciamo a anticipare i tempi di un bel po' con questa tecnica. Dai, ci salutiamo qua, ci vediamo nel prossimo episodio, ragazzi. GG a tutti.